ringraziare in questo momento tutti quelli che lavorano per la libera informazione. Ringrazio BioBlu per la diretta che sta facendo. Ringrazio Radio Radio, MedPlu, la Finanza sul Web, la Casa del Sole, il Vaso di Pandora, Radio Gamma 5, Massimo Mazzucco. Vorrei che venissero tutti qua. Davvero stiamo vivendo un momento difficilissimo per chi si occupa della libera informazione. Il livello di censura si sta alzando e quindi davvero un grande abbraccio a tutti quelli che stanno facendo questo lavoro con onestà. E allora io vi presento... Devo dirvi una cosa, scusate, io in matematica a scuola non ero bravo, però un po' sapevo contare. Sapete cosa stanno dicendo i dispacci dell'ANSA, delle grandi testate? Che siamo 2000 persone, io ne conto molte di più, questa piazza la conosciamo da decenni, sappiamo quante persone può contenere, siamo quasi 20.000, questa è la realtà ed è un grande successo e non ce lo toglierete! Libertà! 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 Cecciolini del patto Julian Assange, vi racconterà lui che cos'è. Ciao popolo in marcia! Io sono qui a rappresentare il patto Julian Assange per la libertà dell'informazione e della libera espressione, quindi la parola dice tutto. Il patto Assange è composto da una trentina di giornalisti, blogger, influencer, personaggi dello spettacolo che ci aiutano a combattere la cattiva informazione, se non le fake news che ogni giorno, quotidianamente, i mass media di regime ci rivertono contro. Quindi noi del patto Julian Assange abbiamo deciso di dare la nostra disponibilità a questa manifestazione tutti insieme, molti di noi sono qua. Logicamente non posso nominare tutti i presenti del patto Julian Assange, sono tanti, però voglio fare un nome. Colui che comunque ha creato questo patto, Glauco Benigni, il giornalista e scrittore Glauco Benigni. E mi associo con un calorosissimo applauso al grande Giulietto Chiesa, che ho avuto l'onore di conoscere e collaborare insieme. Noi non siamo negazionisti, noi ci siamo posti le domande, come avete fatto tutti voi, sin dal primo giorno, e dal primo giorno cerchiamo di fare libera informazione, ma questo è difficile perché censurano i canali YouTube, hackerano i profili Facebook e questa è una cosa che ormai vediamo ogni giorno. Noi stiamo cercando insieme anche a un pool di avvocati, di cui fa parte la persona che li sta coordinando, l'avvocato Michele Farina di Stop Europa, stiamo cercando anche di aiutare i blog e i giornalisti che sono censurati. Ora noi chiediamo a tutti voi di essere uniti insieme per combattere questa lotta che veramente, ragazzi, è titanica, è titanica. Io combatto da 10 anni come la maggior parte di noi, combattiamo contro il governo di Mario Monti, contro il globalismo, il nuovo ordine mondiale e adesso ci siamo trovati questa tegola che non sappiamo neanche noi come poter fare a sfidiarla, ma dobbiamo farla. Ripeto, non siamo negazionisti, io la mascherina, anche se mi stanno venendo le orecchie a sventola, e la terrò, ok? Quindi da domani il patto Julian Assange e io personalmente, come Becciolini Network e Homo Sapiens, sputtaneremo tutte le fake news che gli organi di stampa ci stanno buttando contro. E ricordatevi una cosa, i giornalisti, quelli che sono pagati dalle multinazionali, non hanno detto che queste mascherine dal 7 di settembre FCA Auto ne sta stampando 27 milioni al giorno, o perlomeno questo l'hanno detto, ma non hanno detto e non ricordano che FCA Auto ha avuto un finanziamento di 6,3 miliardi dal governo attuale nel mese di maggio,
e che la famiglia Agnelli è la fondatrice e proprietaria del gruppo Exor. Gruppo Exor che è anche il maggior azionista di Gedi Edizioni, i maggiori giornali della Repubblica, Il Messaggero, La Stampa, sono controllate dalla Gedi. Quindi io non voglio dire altro, ma fate uno più uno, fate dei calcoli, 27 milioni di mascherine per 114 giorni fino al 31 di dicembre, al costo di 12 centesimi l'una di produzione e 50 centesimi di vendita. Qual è il business? Però io da cittadino italiano rispettoso delle leggi, anche perché sono stato un ex carabiniere e ex imprenditore, io la metto, dico solo che quando arriveremo alla resa dei conti, allora chiederemo a questo governo perché ce l'ha fatta indossare, ma soprattutto perché ci ha destinato alla fine sociale. Grazie popolo, e oggi inizia la marcia del popolo italiano.